benvenuti a questo incontro sul tema della fiducia, riflessioni sulla crisi delle istituzioni invisibili alla base dello sviluppo economico-sociale. Il mio nome, come vedete, è Giuseppe San Marco, sono il direttore della Fondazione Enrico Mattei che ospita questo incontro e sono stato indegnamente chiamato ad aprire questo momento di riflessione su un tema così semplice e nello stesso tempo così complesso come la fiducia. Il mio unico merito è appunto quello di essere il direttore della Fondazione. Sono un economista e quindi dichiaro la mia, passatemi il termine, inadeguatezza ad affrontare un tema così complesso, così difficile, ma allo stesso tempo così affascinante. In ogni caso cercherò in questa mia breve introduzione di dare alcuni spunti di riflessione. Fortunatamente per voi la giornata poi prosegue con tre personaggi di grande calibro che sapranno darvi grandi soddisfazioni intellettuali, sicuramente, come vedete. Purtroppo si sono ridotti a tre perché il dottor Stefano Lucchini si scusa con noi e con voi, ma ha avuto impegni di lavoro che lo hanno portato all'estero e quindi non potrà essere presente. Porta i suoi saluti e ci augura a tutti noi. Volevo brevemente dirvi com'è nata questa idea di fare questo incontro sulla fiducia, sul tema della fiducia. Com'è nata anche l'idea di parlare poi di fiducia all'interno di un'istituzione come la Fondazione Mattei, che per molti, per i più, è nota come un'istituzione che si occupa di studi sui cambiamenti climatici e sostenibilità. Essendo la sostenibilità un tema tipicamente trasversale, ha implicazioni che riguardano il tema stesso della fiducia notevoli. Tutto nacque dall'idea di allargare le competenze e l'area di ricerca della Fondazione a un nuovo programma di ricerca che si chiama Economia e Società, che è stato lanciato proprio nel 2013, è stato rafforzato nel 2013. Per arrivare ai contenuti di questo programma, personalmente ho fatto incontri con gli amministratori, con i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tra cui Joaquín Navarro Valls, che mi ha detto: ma perché non parliamo del tema della fiducia, che è un tema a mio avviso estremamente importante, un tema che poi è alla base un po' di tutto. E la cosa mi ha affascinato, pur avendone così, avendo una conoscenza non approfondita del tema dal punto di vista sociologico e antropologico, con l'intuizione che potesse essere un tema di grande e di sicuro interesse, soprattutto, come vi dicevo prima, trasversale. Il secondo passo è stato quello di portare il tema sulla nostra rivista Equilibri. Il primo numero del 2013 è stato proprio dedicato alla fiducia, lo trovate fuori, e contiene una serie di articoli che sviluppano temi e argomentazioni proprio sulla questione della fiducia. Cos'è, cosa non è? Vi troverò poi una breve descrizione anche dei contenuti di questi articoli. Quando ci è arrivata la richiesta da parte di Book City di fare un evento per presentare qualcosa della nostra produzione cartacea, in questa occasione, ho pensato subito a questo tema, perché ritenevo essere un tema di grande interesse e attuale che mi poteva portare al tavolo personaggi come quelli che vedete alla mia destra. Ed effettivamente è stato così. Sono così riuscito a coinvolgere Joaquín Navarro Valls. Ve li presento brevemente, ma sarebbe anche inutile presentarli perché sono talmente noti che diventa anche quasi superfluo. Faccio più che altro per accoglienza ed educazione nei loro confronti. Medico giornalista che è stato per oltre 20 anni, dal 1984 al 2006, direttore della sala stampa della Santa Sede. Nel 2007, inoltre, è stato nominato presidente dell'Advisory Board dell'Università Campus Biomedico di Roma. Abbiamo poi il dottor Corrado Passera, in estrema sintesi economista e grande manager di impresa, è stato ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti nel governo Monti, oltre che amministratore delegato di molte importanti società, ricordo tra tutte la Banca Intesa e Poste Italiane. Infine abbiamo il professor Giulio Sapelli, che oltre a essere professore ordinario di storia economica e di economia politica all'Università di Milano, definirei in estrema sintesi un intellettuale dei tempi moderni, filosofo, sociologo, antropologo e alla fine consentimi anche di definirti un economista, anche se so che quest'ultimo appellativo, esatto, oltre a essere un grande amico. Ricordo a tutti che Joaquín Navarro Valls e il professor Sapelli sono tra l'altro componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Il professor Sapelli è anche il responsabile del nuovo programma di ricerca Economia e Società. Quella di oggi è una delle prime iniziative che facciamo all'interno di questo programma di ricerca, ve ne saranno anche delle altre
Invito chi sia interessato a seguirci a consultare il nostro sito web, dove troverà tutti gli aggiornamenti del caso. L'attività per il 2014 sarà particolarmente intensa. Passo adesso alla mia breve introduzione. Io vi chiedo scusa, ma preferisco leggere perché, come vi dicevo prima, non essendo attrezzato per trattare questo argomento, mi ne piccherei su vette probabilmente troppo ardue per me da gestire solamente con la parola e senza lo scritto, quindi preferisco, per non trovarmi in difficoltà e non farvi trovare anche voi in difficoltà a leggere. Per introdurvi al tema, inoltre, prendo a prestito parole di terzi, che sono le parole degli autori del volume di Equilibri, e lo faccio sia per incuriosirvi e quindi alla lettura, e quindi darvi degli spunti che poi vi portino a leggere questo volume. Quelli che vi darò tra l'altro sono solo alcuni strazzi tratti da ragionamenti che poi saranno ben argomentati e sono trattati in modo concreto nel volume, sia per dare poi alcuni spunti di riflessione iniziale che i relatori sicuramente svilupperanno con maggiore capacità di approfondimento e argomentazione. Avverto chi si accingesse alla lettura di questo numero di Equilibri che gli articoli contenuti in esso sul tema della fiducia sono come il vino da meditazione. Non sono facilmente bevibili, bisogna sorseggiarli, leggerli, rileggerli. Ogni rilettura ci daranno qualcosa in più, riusciremo a comprenderli meglio e soprattutto, come il vino della meditazione ci dà la capacità e ci dà un incentivo a ragionare, per l'appunto, a meditare, a sviluppare i nostri pensieri, questi articoli sicuramente ci danno lo spunto per ulteriori riflessioni, per porci molte, molte domande. Inizio dal primo articolo, che è proprio del professor Giulio Sapelli, in cui l'autore ci introduce al concetto di fiducia generalizzata, affermando che la fiducia non è mai soltanto il fidarsi o il non fidarsi, ma è il credere che nel comportamento di tutti coloro che costituiscono la catena della fiducia esistano dei limiti morali che nessuno può e vuole travalicare. Nello stesso articolo, con un altro concetto illuminante, Sapelli afferma che esiste uno stretto rapporto tra fiducia generalizzata e legittimazione delle poliarchie, del governo della città, del governo della cosa pubblica. Infatti, appena la fiducia si fa strumento di coesione delle e nelle poliarchie, il nesso di tale fiducia generalizzata con la legittimità e legittimazione delle stesse è evidentissimo. Quello che stiamo assistendo oggi è un fenomeno in cui la crisi della poliarchia è innescata proprio dal venir meno di quella fiducia generalizzata che le dona legittimità. E, ci dice Sapelli, il tema del rapporto tra fiducia e legittimazione, un tema mai apparso nelle riflessioni scientifiche sulla fiducia, sta ora esplodendo davanti a noi e probabilmente necessita di una soluzione. Nell'articolo di Gianfranco Dal Masso si definisce la fiducia come la necessaria cerniera tra il passato e il futuro. L'io parte da un'esperienza del passato in cui ha trovato nell'altro un riscontro positivo di tipo affettivo, religioso, economico, parte da questa esperienza positiva e progetta, riesce a progettare il proprio futuro. Un progetto che non è e non può avere connotati deterministici, ma porta necessariamente con sé speranza, rischio, cambiamento e alterità. Un progetto che solo la fiducia dell'io nell'altro induce a perseguire comunque. Senza fidarsi, il futuro è impossibile. In un altro articolo, citando una frase di Luhmann, si dice che l'uomo senza fiducia non potrebbe neppure alzarsi dal letto ogni mattina. Passiamo poi al ruolo della fiducia nel campo economico. Nel suo articolo Geminello Albi definisce la fiducia come una delle costituenti fondanti del concetto moderno di capitale. Il capitale è in quanto mantiene le promesse di una produzione futura che ripaga l'investimento iniziale. Il valore del capitale, infatti, è definito dal flusso di produzione atteso nel tempo e la sua costituzione, la costituzione del capitale, è resa possibile da un prestito che altro non è che uno scambio di beni presenti contro beni futuri. E questo scambio non può essere se non c'è la fiducia che qualcuno accorda alla restituzione del capitale. Fiducia al cui prezzo è rappresentato dal rendimento atteso. Detto in altri termini, l'imprenditore anticipa l'esistenza delle merci
E il capitale corrisponde all'anticipazione di tempo di un periodo di produzione che il successo dell'impresa restituirà maggiorata. Quindi la fides, la fiducia in questo caso, ha come criterio di verità l'interesse composto. Aldi propone poi una riflessione originale secondo la quale da qualche anno stiamo assistendo al ritorno del valore del capitale pubblico e privato a un livello normale rispetto a quelli esagerati raggiunti nel passato decennio e dovuti a una fiducia mal riposta di un capitale fittizio e bugiardo creato da un eccesso di moneta e finanza. Perciò non dovremmo parlare oggi di crisi, di fiducia nell'economia, ma di ritorno a un valore appropriato della fiducia, alla stima sensata della reale struttura del capitale e della sua capacità di mantenere le promesse, come vedete, una tesi alquanto originale e fuori dal coro. Passiamo poi all'articolo di Hein Barrier, che con poche parole dense di significato definisce la fiducia come la certezza che qualcuno infonde in noi. Può essere anche una certezza improbabile nei fatti, ma è certa nelle parole autentiche che testimoniano l'interiorità di chi mi parla. È certa perché è fatta di parole responsabili. Per meglio illustrare questo concetto, Barrier cita uno dei 13 principi della fiducia, opera di Maimonide, un filosofo ebreo del 1200, in cui si dice: «Ho una assoluta fiducia nella venuta del Messia e, anche se dovesse tardare, pur tuttavia attendo ogni giorno la sua venuta». Quell'inciso, anche se dovesse tardare, ci spiega tutto. Significa che la fiducia va riposta non nella meta, ma nel percorso. Lo sguardo fiducioso del filosofo non è diretto ai cieli, ma indirizzato agli esseri umani che, nell'attesa del Messia, strutturano se stessi il loro pensiero, la loro etica. È fiducia assoluta nelle risorse dell'uomo. Passiamo poi all'articolo di Dominique Schnapper, che affronta il tema della fiducia tra membri di una società, tornando su un tema già aperto all'inizio dal professor Sapelli. Afferma che in ogni società il fondamento degli scambi sociali poggia sulla fiducia che gli esseri umani riconoscono gli uni agli altri, sulla fiducia che essi manifestano nei confronti delle loro istituzioni, sulla fiducia che essi assieme ripongono nel futuro. Nel suo articolo ricorda un passaggio di Marcel Mauss, un antropologo francese, in cui si dice che la fiducia nel futuro è una delle forme del pensiero collettivo. Siamo tra noi, in società, per aspettarci questo o quell'altro risultato. È questa la forma essenziale della comunità. Non conosco altra nozione generatrice del diritto e dell'economia se non l'asserzione «io mi aspetto». Questa è la definizione stessa di ogni atto di natura collettiva. Le infrazioni a queste aspettative collettive misurano il fallimento economico, il panico, le catastrofi sociali e così via. Parole che riecheggiano qualcosa a molti che sono i nostri. Partendo da questa analisi, Schnapper evidenzia la crisi della società democratica moderna, dell'homus democraticus che accetta malvolentieri di rispettare le istituzioni democratiche in quanto tali, attribuendosi il diritto di manifestare la sua autenticità e personalità giudicando tutto da sé. Nello stesso tempo, la complessità e la specializzazione del mondo moderno fanno sì che l'individuo democratico, per giudicare, debba fare appello alla competenza altrui, alternando un atteggiamento di fede irragionevole nei cosiddetti esperti al sospetto generalizzato verso gli studiosi. Paradossalmente, l'homo democraticus fa coesistere la critica radicale di ogni istituzione con la fiducia in credenze e opinioni non sempre controllate dalla ragione e troppo spesso ispirate da vedette mediatiche. Mi sia consentita a questo punto una breve riflessione. Per dirla alla Sapelli, mi consenta il maestro, questa situazione potrebbe avere come concausa una formazione scolastica che ha puntato in modo forse eccessivo al tecnicismo e alla specializzazione e che ha probabilmente creato generazioni che non possiedono quelle categorie universali di giudizio e critica che solo una cultura classica e umanistica mettono a disposizione e che, da un lato,
ci aiutano a essere realmente indipendenti nelle nostre valutazioni e dall'altro rendono visibile, e questa è un'opinione personale, la superiorità di un modello in cui è ristabilito il legame tra oligarchia, governo della città, governo della cosa pubblica, e legittimazione, modello basato su quella fiducia generalizzata che indubbiamente deve essere oggi ritrovata e meritata. Schnapper conclude il proprio intervento ponendosi e ponendoci proprio questa domanda: in che modo la società democratica, che si vuole autocostituita e che non ammette una trascendenza collettiva in grado di dare un senso alle pratiche collettive, che vuole conoscere solo i fenomeni umani, in che modo questa società democratica può nutrire una morale collettiva? Una società può esistere se non condivide un certo numero di valori comuni che diano un senso agli scambi tra i suoi membri? Bisogna interrogarsi su questi punti senza cedere al pessimismo. E volendo seguire il consiglio di Schnapper, aggiungerei io un paio di interrogativi che mi sono sorti riflettendo su questo tema. Il primo interrogativo è il seguente: siamo in presenza ai giorni d'oggi di un momento di crisi di fiducia peculiare ed unico, oppure la storia si ripete ciclicamente nel suo divenire dialettico? È per caso solo la nostra, in questo caso la mia, ignoranza dei fatti passati che ci fa pensare di vivere in un momento incomparabile? Il secondo interrogativo è ancora più arduo da rispondere nella sua ingenuità. Quali soluzioni possono rimettere in moto il meccanismo della fiducia? Per dirla alla Barrière, abbiamo bisogno di personalità che, infondendoci certezza in una meta comune, con l'autenticità dei fatti, delle parole e dell'esempio, siano in grado di ridarci fiducia assoluta nelle risorse profonde dell'uomo e nella sua capacità di compiere quel lungo percorso verso la meta, magari irraggiungibile, riscoprendo e attrezzandosi di valori morali ed etici superiori. Abbiamo un grande bisogno di queste personalità e gli esempi non mancano. Me ne vengono in mente tre in questo momento, senza voler togliere nulla agli altri, a tutti quelli che ci potrebbero venire in mente. Il primo è John Kennedy, di cui è ricorso ieri il 50° anniversario della morte. Sono passati 50 anni, ma l'eco delle sue parole, il suo carisma e la capacità di coinvolgere una grande nazione in un progetto di crescita e sviluppo comune, dando speranze ai più deboli e agli emarginati, è ancora vivo. Il secondo è Papa Giovanni Paolo II, un Papa che in questa occasione mi ricorda la presenza di Joaquin Navarro Valls, un Papa che ha saputo ridare fiducia e speranza a intere popolazioni e generazioni di giovani. Infine, ultimo, ma solo in ordine di tempo, Papa Francesco, che in pochi mesi ha saputo conquistare il cuore di molti di noi proprio con la sua fede in un uomo che è immagine di Dio, fede testimoniata dall'esempio quotidiano. A questo punto termino un mio breve intervento, sono consapevole che ho buttato sul terreno molti argomenti di discussione, forse anche troppi, e lascio la parola ai relatori. Grazie. Non è una cattiva abitudine cominciare, quando si parla di un argomento, andare alla etimologia delle parole. Già il professor Sapelli lo fa, senza dirlo così esplicitamente, ma lo fa nel suo articolo di equilibrio. Fiducia ha la stessa etimologia di fede, che la parola in latino, non passa al greco, fides. La stessa etimologia, nonostante che fede e fiducia siano due cose diversissime, però la etimologia è comune. La fiducia naturalmente è la cosa più comune in ogni giorno, nella vita di tutti noi. Anzi, se io non avessi avuto fiducia questa mattina, io a questa ora sarei ancora a letto, non mi alzo. In mille modi, ogni giorno confidiamo negli altri. Quando sto guidando una macchina in una strada, mi fido che quella macchina che mi viene contro continuerà a guidare a destra. Se io non ho questa fiducia, che faccio? Esco dalla strada, lo faccio passare e poi rientro nella strada.
La vita individuale ha bisogno di fiducia, non è un lusso, è un bisogno antropologico della persona. L'individuo umano ha bisogno per natura della fiducia. Senza di essa risulta gravemente compromesso il suo sviluppo. Qui potremmo entrare in un campo che non entro, solo l'accenno. Forse a livello puramente biologico l'essere umano non ha bisogno di fiducia. Il bambino piccolo ha bisogno che qualcuno gli dia la pappa ogni 3 ore, sia la mamma sia un'altra persona. Quindi non ha bisogno per la sua crescita biologica della fiducia, ma a livello di sviluppo sociale è essenziale. Tutte le forme di associabilità, fino a forme più o meno larvate di psicopatie, campo in cui io dicevo di non entrare adesso, sono conseguenza di questa mancanza originaria di fiducia. E abbiamo bisogno della fiducia perché dobbiamo essere capaci di sperare che gli altri agiscano come loro dicono che si comporteranno. Io mi fido di questa persona perché le ha detto che farà questo, quindi mi fido che farà questo. E perché abbiamo bisogno noi che gli altri accettino che noi agiremo come abbiamo detto che agiremo. In questo ragionamento elementare lascio da parte con qualsiasi connotazione di tipo etico. Diremo bene o male, la gente si aspetta che noi agiamo come abbiamo detto che avremmo agito. Quando ci fidiamo di una persona, di una istituzione, eccetera, eccetera, non lo facciamo con la stessa sicurezza con cui mi affido alla previsione che domani uscirà il sole. È di una natura diversa. Quando mi fido di qualcuno so che posso essere deluso. Anzi, alcune volte continuo a fidarmi nonostante che in passato sia rimasto deluso. Il rischio di essere deluso, perfino di essere tradito, semplicemente non può essere cancellato dalle nostre vite. Se qualcuno vorrebbe cancellare dalla propria esistenza questa possibilità, si trasferisca a Marte o si trasferisca. Non posso cancellare questa possibilità, ma se queste esperienze negative fanno impantanare la crescita fisiologica della fiducia, allora la vita in comunità comincia ad essere molto, ma molto ardua. Oggi, nelle nostre società, si fa un grande sforzo per assicurare una condotta affidabile. Auditori che valutano i risultati economici, esaminatori per controllare i processi negli esami, la polizia che controlla possibili delinquenti, eccetera, eccetera. E poi c'è la invasione molto sofisticata di tecnologie per evitare abusi di fiducia. Camere di sorveglianza, password di tutti i tipi, tutte le forme di carta d'identità, l'impronta digitale. I sociologi ci dicono quasi unanimemente che la sfiducia e il sospetto hanno invaso molte aree della vita. I cittadini, sembra, e adesso non parlo esclusivamente dell'Italia, della Francia, almeno in nostra area culturale, in quella piccola parte del mondo che chiamiamo la cultura occidentale, che poi è piccola se si compara con l'Asia e con l'Africa, eccetera. Ma loro dicono che non confidano, no, le persone in queste aree non confidano più nei loro governi o i loro politici o i loro ministri o la polizia o le corti di giustizia o il sistema di prigioni. Sembra che i consumatori non confidano nel business, specialmente il big business, e nei loro prodotti. Si dice addirittura che non si fidano delle banche, delle case assicuratrici, del sistema pensionistico, per non parlare della fiducia e sfiducia, meglio, frequentemente presente nella mia area, nel sistema medico, ma
non mi posso fidare di questo medico, di questa struttura, mi faranno un disastro. Quindi i sociologi ci avvisano che la perdita di fiducia è un paradigma del nostro tempo. Parentesi. Sia chiaro però, non sappiamo se i sociologi siano loro stessi affidabili nella loro diagnosi sulla fiducia. Quindi chiudiamo il cerchio e rimaniamo nella fiducia totale. No? E quando dalla sfiducia saliamo un gradino, e arriviamo alla non sfiducia, che non è ancora fiducia, ma alla non sfiducia, non si può dire che abbiamo riconquistato la fiducia, perché la non sfiducia non è ancora fiducia. Il tema delle garanzie. Non possiamo aspettare di avere le garanzie che l'altra persona sarà degna di fiducia, né che sarà sempre affidabile. Le garanzie sono inutili se non conducono, in fin dei conti, ad una fonte affidabile. Quindi la fiducia non presuppone o richiede delle garanzie totali sulla condotta degli altri e non può razionalmente essere ritirata la fiducia semplicemente perché non abbiamo abbastanza garanzie. Dove abbiamo completa garanzia e prove di acciaio blindato, non abbiamo nessun bisogno di fiducia, diciamo chiaramente, in questo c'è una sicurezza assoluta, non può fallire, è una cosa matematica, non ho bisogno della fiducia. Allora che fare? Come reagisce la società, cioè alla fine anche ognuno di noi, a superare questa situazione di sfiducia oppure di non sfiducia, ma che non è ancora vera fiducia? Che fare? Semplicemente quello che si fa normalmente è invocare meccanismi sociali di accountability, di controllo. Il ragionamento è: se io posso controllare la spesa pubblica, per esempio, faccio un esempio, allora potrò fidarmi del sistema politico. Esigiamo poter controllare i processi sociali, le persone ed il loro operato. Torniamo al tema del controllo. Certo, nelle interazioni umane, nel contatto tra di noi, c'è bisogno di accountability, di poter controllare, c'è bisogno. Ma non ci possono fondamentare le interazioni umane esclusivamente, direi nemmeno fondamentalmente, sull'accountability, sul controllo. Dobbiamo affidarci, dobbiamo fidarci delle persone. C'è bisogno di fiducia. Non perché tutto sia garantito, sia ben chiaro, o tutto sia controllabile, ma proprio perché la vita ha di essere vissuta senza garanzie. E se non ci siamo abituati ancora a questo, dobbiamo cominciare a abituarci a questo. La vita non è garantita, nemmeno l'esistenza materiale, ma nemmeno nei rapporti. Può veramente la moltiplicazione dei meccanismi di accountability, di controllo, rimediare la nostra crisi di fiducia? Questa è la domanda che mi pongo io questa mattina. Non sarà per caso che con tutta questa enorme quantità di meccanismi di controllo stiamo creando proprio la società della sfiducia e non la società della fiducia? Perché è chiaro, il tema di sempre, no? Se andiamo dietro alle garanzie, la fiducia è necessaria proprio perché tutte le garanzie sono incomplete. E allora lì entra la fiducia. Ed è necessario essere convinti che alla fine la fiducia è alimentata, nutrita dalla fiducia e non dalla sfiducia controllata. La sfiducia controllata non genera fiducia. Ora, siccome la fiducia è vissuta senza garanzie matematiche, come dicevamo, è inevitabile che alle volte la fiducia sia tradita. Quando questo succede, la fiducia e i rapporti interpersonali sono tutte e due feriti e il capitale sociale dissipato. La fiducia non si guadagna facilmente,
ma può facilmente essere dilapidata. È un valore sociale molto ricco, molto, ma molto ricco, che non va sperperato. Ora, come ho cercato di dire, non so con quanto successo, la fiducia è necessaria a livello individuale, concentriamoci un momento a livello sociale della fiducia. La fiducia è il fondamento, anzi è l'humus da dove nascono le organizzazioni, qualsiasi organizzazione. Senza fiducia non esiste possibilità alcuna che le grandi organizzazioni sociali, commerciali, politiche, sociali, eccetera, possano nascere e funzionare. Il benessere di un paese, così come la sua abilità per competere, quando parlo di competere, non è competere soltanto all'estero, ma competere con se stesso, all'interno, dipende di un solo fattore personale e culturale: il livello di fiducia che come un tutto coerente a quella società. E ci sono delle società che hanno livelli di fiducia alti, come poi cercherò di dire, e altre che lo hanno bassissimo. La fisiologia, la spiegazione di questa affermazione mi sembra molto chiara. Partiamo dal concetto molto conosciuto a livello economico, a livello teoria economica, a livello anche sociale, il concetto di capitale sociale. Negli anni 60, per essere concreto, mi pare che era il 65, un filosofo francese, Paul Ricoeur, in uno dei suoi saggi coniò un'espressione che poi ha avuto una grande fortuna nell'ambito della filosofia, ma non la filosofia specialistica, nel pensiero contemporaneo. Lui parlò in quel saggio di i maestri del sospetto. Maestri del sospetto, quindi non i maestri della fiducia, ma del sospetto. Chi sono questi signori? Chi sono questi tre che lui citava maestri del sospetto? Sono Karl Marx, sono Friedrich Nietzsche ed è Sigmund Freud. Allora naturalmente la reazione è: ma che cosa hanno a che vedere Karl Marx? Non so come lo chiamare. Se sei un teorico dell'economia, comunque Karl Marx, che ha a che vedere con il filosofo nihilista che veniva qui in Italia e poi ritornava in Germania, eccetera, Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud, un mio collega psichiatra, sono stato a casa sua a Londra, lui era morto, eccetera. Bene, non apprendere il piede, no? Riassumo soltanto questo, che sono un pochitino, quindi. La cosa comune da questi tre personaggi è l'idea che la coscienza umana, l'autocoscienza umana, non è trasparente mai a se stessa, mai. Che sia in fondo una falsa coscienza. Quindi io vivo permanentemente in un inganno. L'itinerario del conoscere va oltre alla immediatezza dei contenuti del pensiero per trovare le origini reali, occulte o rimosse, o per svelarle tramite un esercizio del sospetto. Questo è Marx, per dirla in una parola, naturalmente non faccio nemmeno giustizia a Marx al parlare così semplicemente. Però per lui i rapporti sono i rapporti economici, la struttura nascosta che determina la realtà. Quella realtà che io vedo è un inganno, perché questo è il risultato dei rapporti economici. Nietzsche, questa struttura nascosta che io trovo in me stesso è piuttosto la volontà di affermare la propria identità come forza vitale. Questo mi inganna. Per Freud, quello che per me è evidente come io sono, non sono in assoluto come lei pensa che è. Lei deve essere interpretato, addirittura deve essere interpretato da un altro. Ora, naturalmente la risultante di tutto questo, di questo pensiero,
è che il sospetto è considerato il vero atteggiamento morale. Guardate che la cosa è molto seria. È molto, il vero atteggiamento morale è il sospetto. Lo smascheramento di questo sospetto è il maggior risultato della morale. Non cercare di essere migliore, no. Andare contro di te e scoprire in te stesso tutta la porcheria che tu pensavi che erano le tue virtù. Chi si affida con semplicità alla bellezza o alla bontà o agli altri, atteggiamenti che stanno alla base della fiducia, o è di una colpevole ingenuità o persegue fini nascosti. Faccio una sintesi molto incompleta di questi maestri del sospetto, ma penso che questo al di fuori e al di là dei campi economici sta latente nel pensiero della nostra cultura. Come allora su questa base può crescere la fiducia? È un tema che io spero che poi nel dibattito potrà uscire. Certamente su questa base la fiducia è scomparsa. Non esiste. È magnifica la qualifica di Paul Ricoeur quando chiamava questi signori i maestri del sospetto, che hanno influito enormemente, non già Marx nel campo dell'economia, Freud nel campo della medicina, hanno influito nel modo come noi ci concepiamo noi stessi. È pervaso il pensiero contemporaneo. E mi fermo qua per ascoltare naturalmente quello che si dirà. Grazie Gioacchino, oltre che per la splendido intervento, anche per essere rimasto perfettamente nei tempi. Non hai avuto bisogno del cartello dei 20 minuti, che in ogni caso non t'avrei esposto perché era troppo interessante quello che stavi dicendo. Lascio la parola al dottor Corrado Passera. Buongiorno, grazie dell'invito, dei tanti spunti che Gioacchino Navarro-Valls ha sollevato. Ne prendo uno e cerco di andarci un po' più dentro usando un po' esperienze fatte e tentativo di interpretare l'attuale situazione nel nostro paese. Quello della fiducia vorrei prendere in ambito sociale. Oggi non domina la fiducia, domina la sfiducia e in molti casi addirittura la paura, che è una delle forme opposte della fiducia. Le radici sono tante. Una radice sicuramente molto profonda, diffusa, che sta alla base della paura, è quella della mancanza del lavoro. Siamo a un livello mai raggiunto nella nostra società, quantomeno negli ultimi decenni, quando il disagio sociale legato al lavoro raggiunge quasi i 10 milioni di persone, perché talvolta noi siamo tentati di guardare soltanto alle statistiche facili, quelle ad esempio della disoccupazione, ma i disoccupati sono solo un pezzetto di coloro che hanno gravi problemi di lavoro. Gli inoccupati, quelli che non cercano neanche più lavoro, sono comunque persone deluse, scoraggiate, ma che non hanno lavoro. Coloro che apparentemente hanno un lavoro ma magari sono da anni in cassa integrazione sono certamente non occupati. Coloro che hanno un lavoro ma un lavoro di cui non riescono a vivere, definiamoli sottoccupati, rientrano in questo largo mondo del disagio sociale che alcuni anni fa, nel 2008, mi sembravano già tanti perché erano 5. Oggi sono 10, se li moltiplichiamo per i loro familiari, è qualcosa che assomiglia a metà degli italiani. Ecco, questo è un dato sottovalutato, lo dico che è sottovalutato perché sennò si farebbe molto di più per reagire a questa situazione. La paura che si instaura in una società che ha questo problema, poi ne ha molti altri, ma anche solo partendo da questo, è una paura profonda, una paura di perdere benessere,
è una paura di un futuro che può essere di povertà, è una paura di perdita di diritti acquisiti. Ricordate tutti, noi pensavamo di aver superato il livello della libertà da e della libertà di, cioè diritti che consideriamo fondamentali, cioè libertà da povertà, libertà da malattie, libertà di tutta una serie di diritti che sono in questa situazione implicitamente o esplicitamente messi a rischio o sentiti come a rischio. Se poi ci aggiungiamo il cattivo funzionamento delle istituzioni, vediamo che il mix che si crea è storicamente dimostrato pericoloso. Quando dico cattivo funzionamento delle istituzioni mi riferisco anche solo alla difficoltà ormai di decidere in qualsiasi ambito legislativo, amministrativo, giudiziario, si è bloccato per delle ragioni ben precise che se volete poi analizziamo, ma non faccio adesso, si è bloccato il meccanismo decisionale. Gran parte dei servizi che la società dovrebbe fornire ai singoli sono molto spesso di qualità inadeguata, quindi la gente, noi percepiamo da una parte questa paura da mancanza di lavoro e da rischio di perdita di diritti, a cui si aggiunge una non rispondenza delle istituzioni, della classe dirigente, di coloro che dovrebbero di rispondere a questa situazione. Beh, la storia ci dice che quando queste combinazioni diventano forti, basta poi non tanto perché si scatenano effetti sociali poi molto difficili da gestire. E la sfiducia sta andando a toccare anche istituzioni, fonti di fiducia che fino adesso si erano difese da questa crisi di fiducia. Se guardiamo gli ultimi resoconti di rilevazioni del vissuto della gente anche nei confronti, per esempio, dei loro amministratori locali, che era una categoria che era rimasta un po' difesa dalla perdita di fiducia che invece aveva travolto politici centrali, organizzazioni, banche, gerarchie. Ecco, questo vuol dire che anche che sta arrivando alle ultime difese che ciascuno, individui, famiglie, imprese, comunità, si erano create in termini di fiducia. Naturalmente faccio questa diagnosi per poi dire come reagire e come si può reagire, ecco, non guai a pensare che questa sia una situazione inevitabile, però se non partiamo dalla presa d'atto che questa è la situazione molto diffusa e crescentemente diffusa nel nostro paese, poi non riusciamo magari a rispondere con sufficiente forza. Ecco, quando si creano queste situazioni di sfiducia profonda, gli effetti sono molto concreti. Le società, le economie prima rallentano e poi si fermano. Quando c'è così poca fiducia sul futuro, sulla tenuta della società, ci si guarda con molta maggiore preoccupazione al futuro, ci si sposa con più difficoltà, si fa figli con più difficoltà, si investe con più difficoltà. E noi vediamo che questi fenomeni, che sono l'espressione invece della fiducia, dell'aspettativa positiva nei confronti del futuro, nel nostro paese stanno effettivamente muovendosi nella direzione opposta. Cominciano a crescere le difese di ciò che si ha, le rendite, le posizioni che ciascuno ha conquistato degnamente, ma come diciamo degnamente, legittimamente, cominciano a diventare trincee di difesa nei confronti degli altri. Le società diventano più intolleranti, si cerca il nemico, si cerca il capo espiatorio. Sono tutti fenomeni già successi mille volte che, se ben vediamo, si stanno diffondendo anche nella nostra società. Insomma, il rancore sociale cresce. E questi sono fenomeni, ed è un fenomeno che, se non è affrontato con grande determinazione, con gli strumenti della fiducia,
Beh, poi scappa di mano, quando scappa di mano è un bel problema. E non è solo una questione di tenuta della società, perché quando si creano queste paure profonde o queste sfiducie profonde va a rischio anche l'identità, perché poi cos'è l'identità? L'identità è quell'insieme, l'ha detto anche Amaro Vaz prima in maniera molto efficace, è quell'insieme di memorie di progetto, di radici e di voler essere. Noi siamo innanzitutto quello che vorremmo essere, ma se non sappiamo più quello che vogliamo essere, se non abbiamo un'idea, un progetto, una direzione, una meta, ecco, le identità si indeboliscono, e noi sappiamo che nell'essere all'interno del mondo poi sono le identità forti quelle che invece riescono a farsi valere e a essere più efficaci e capaci di crescere di più. Ecco, questo lo dico come introduzione, perché se non siamo d'accordo, o quantomeno se non condividiamo l'urgenza, la gravità della situazione dal punto di vista della fiducia, diventa poi inutile dire quanto invece dobbiamo impegnarci per ricostruire. È chiara che la ricostruzione della fiducia ha moltissime facce, e nella prima delle relazioni abbiamo percepito tutti insieme quanto sia articolato l'intervento e i piani della fiducia, singolo, familiare, impresa, comunitario, di nazione, quanto si mischino le dimensioni antropologiche e quelle sociali. Ecco, ovviamente io faccio un discorso più facile, più superficiale, però ci sono alcune leve della fiducia che sono, credo anche storicamente, dimostratamente rilevanti, e che sono a nostra disposizione. Cioè, noi ci dobbiamo sentire responsabili di utilizzare pienamente queste leve di ricostruzione della fiducia. Certamente una leva di ricostruzione della fiducia è quello della crescita sostenibile, dello sviluppo, che poi, usando le parole delle ultime encicliche, sviluppo integrale, sviluppo che possiamo definire sostenibile, poi se non è integrale non è sostenibile, però rimettere in moto il concetto del poter crescere in maniera equilibrata. Ecco, questo non lo vediamo più da tanto tempo, anzi si è come inserita dentro di noi una visione del non si potrà che continuare a declinare, pericolosissimo come sensazione, come vissuto, come sindrome proprio sociale. Però sono talmente tanti anni che non cresciamo più, soprattutto in Europa e soprattutto in Italia, che si sta ingenerando questa sensazione di non si crescerà più, il futuro sarà peggiore del presente, tutte cose che non sono vere o necessariamente vere, dipenderà da quello che faremo noi. Però questo della crescita è il primo punto. Però per rimettere in moto crescita, tenendo conto delle tante lezioni anche di queste ultime crisi, dobbiamo cercare di evitare gli errori che hanno portato alle false crescite e alle crescite che poi hanno portato alla crisi, alla crescita che poi hanno portato alla crisi. E quindi dobbiamo convincerci che crescita sostenibile è quella che naturalmente si basa su competitività, perché il mondo va conquistato in un mondo di concorrenza anche con competitività, e poi vediamo di che cosa è fatta la competitività, ma anche molto di coesione sociale, di tenuta, di capitale sociale, le cose che pure diceva prima. Le società più dinamiche sono quelle che sanno essere competitive, quindi innovazione, internazionalizzazione, efficienza, però tutte cose che vanno perseguite, mercato, apertura, ma poi sono quelle che hanno anche tenuta sociale, il meccanismo delle regole, welfare sostenibile, non paura del futuro, comunità, valori riconosciuti. Ecco, sono tutte cose che si mischiano tra di loro, e dove poi la capacità di introdurre mobilità sociale, meritocrazia, competenza, poi tiene tutto insieme. Quindi la crescita, se la vogliamo ricostruire senza fare gli errori del passato, deve avere caratteristiche molto più articolate, molto più complete di quelle che a un certo punto ci sono state sembrate così facili da cogliere: basta fare debito,
basta creare una bolla, basta che tutti facciano quel che vogliono. Non è così, i mercati sono utili e sono uno strumento fondamentale se sono regolati, controllati, messi a disposizione di un fine di cui loro sono soltanto uno strumento. L'Italia può crescere, l'Italia, la crescita non è preclusa al nostro paese, anzi, se ci pensiamo, l'Italia può essere uno dei paesi che può maggiormente approfittare della globalizzazione. Non a caso già oggi siamo un paese da 500 miliardi di esportazioni, vuol dire che c'è un bel pezzo d'Italia che è competitiva e capace di crescere in settori che continueranno a crescere nel mondo: la meccanica, l'automazione industriale, l'alimentare, la sanità, la moda, i prodotti per la casa, il turismo. Quindi lo dico solo perché se non siamo convinti che siamo bravi, potenzialmente già bravi, potenzialmente ancora più bravi e forti in settori che hanno spazio di crescere, beh, allora potremmo dirci è inutile che ci sforziamo perché tanto non ce la possiamo fare. No, noi abbiamo uno spazio enorme di crescita se sapremo fare le cose giuste. In più, noi abbiamo la possibilità di scegliere la più bella delle strade della globalizzazione, perché nella globalizzazione si vince di dumping sociale, di costi minimi, oppure si vince di qualità, si vince di innovazione, si vince di unicità. Noi ci possiamo giocare questa di battaglia nel mondo globale. Non è che dobbiamo perseguire l'altra che non vorremmo, credo non potremmo neanche, e che è la strada di gente che poi avrà problemi grandi a piacere nel tempo. Quindi in un quadro di protagonismo maggiore che dobbiamo avere in Europa, noi possiamo lavorare su questa dimensione. Perché senza fiducia non c'è crescita, però, come diceva il titolo del nostro seminario, ma senza crescita per un lungo periodo non c'è fiducia e la fiducia viene meno. Quindi il capitolo della crescita sostenibile e la responsabilità di tutti, classe dirigente per prima e politica per primissima, per riavviare crescita sostenibile, cosa che non si sta facendo proprio neanche lontanamente rispetto a quello che ci sarebbe bisogno di fare, è il primo capitolo della nostra responsabilità e una delle prime leve per. La fiducia, come poi veniva fuori anche implicitamente dal discorso precedente, è il prodotto del sentirsi parte di un progetto, esplicito o implicito che questo sia. Uno ha fiducia se si sente parte di un percorso che si sta facendo verso una meta riconoscibile o anche semplicemente per superare uno stato. La ricostruzione del nostro paese dopo la guerra non era un progetto formale, però tutti se ne sentivano parte, aveva senso, e questo è il tema del senso molto importante, aveva senso impegnarsi oltre misura perché si stava insieme realizzando un progetto, si stava facendo una cosa di cui ciascuno era attore e si voleva anche protagonista. Quindi l'appartenenza, il far sentire tutti parte di un progetto è uno degli strumenti fondamentali per ricreare fiducia. Il ruolo della politica in fondo è questo, è intravedere insieme una finalità per cui valga la pena di impegnarsi, tenersi insieme, fare spazio a tutti perché ciascuno metta la sua parte. Meglio, come è venuto fuori anche prima, ma io lo penso fortissimamente, se si riesce a vedere, non come è stato negli anni passati, come insomma la società che corrispondeva all'economia, l'economia al mercato, quindi tutto ridotto a meccanismi deterministici e di tipo economico. L'economia è molto di più del mercato, la società è molto di più dell'economia, può porsi obiettivi grandi, la politica è quello proprio la capacità di mettere insieme tutte le componenti e suddividere sacrifici e benefici per arrivare in quella direzione. Questa è bella politica ed è, quando successa nella storia, stata capace di movimentare energie enormi. In questa visione, dove non c'è la singola o facile soluzione, ma c'è una responsabilità condivisa, quindi una società
da cui, dove il bene comune non deriva dalla contrapposizione solo di interessi, ma dalla condivisione di responsabilità, è chiaro che diamo e possiamo dare il giusto peso a tutti i pezzi, perché storicamente la società è stata divisa tra impresa e pubblico, tra privato e pubblico. In realtà c'è quel bellissimo grande mondo che sta in mezzo tra i due e che sempre più può svolgere un ruolo importante, chiamiamolo terzo settore, che è privato, non profit o low profit, e dove, se ben ci pensiamo, ci troviamo gran parte di quei bisogni da produrre, da creare, da mettere a disposizione, che il privato profit non è interessato a realizzare perché non sono particolarmente profit e il pubblico non ha più le risorse per fare. Quindi se ci proponiamo quell'obiettivo di sviluppo integrale dell'individuo e della società, allora il ruolo del terzo settore, il ripensamento del welfare, la realizzazione concreta della sussidiarietà ha nel terzo settore un protagonista crescente che dovrà fare molte cose che oggi non fa, che deve essere messo in condizione di fare molte cose che oggi non è messo in condizione di fare, ma dove la risposta al come farlo da lì viene. Certamente nel pensare al progetto su cui sentirsi tutti insieme, noi dobbiamo cambiare marcia dimensionale, cioè di fronte ai problemi che noi abbiamo oggi, pensare alla pochezza delle proposte, alla pochezza delle... Adesso parliamo della legge di stabilità per fare un esempio, ma non fa giustizia. Ecco, è uno o due ordini di grandezza insufficiente quello che stiamo mettendo sul tavolo. Cioè se noi vogliamo rimettere in moto il nostro paese, cioè è 2 miliardi, no, 200, cioè adesso non voglio ridurle in cifre perché poi ci sono molte cose che sono qualitative, sono di coraggio, sono di apertura, però anche nelle dimensioni delle cose che dobbiamo fare per convincere la gente, tutti noi, che possiamo farcela, ecco, è un altro o addirittura due sopra ordini di grandezza rispetto a quello che oggi si fa. E qui viene l'altro tema, perché nel proporre progetti, nel condividere, nel mettere insieme progetti, è fondamentale la credibilità di chi li propone, perché non basta avere buone idee, non basta avere buone idee tecniche, perché poi, come dicevamo prima, sono i valori che spingono le società in una certa direzione. Le soluzioni tecniche ne sono esemplificazioni, ma non è dal decalogo delle 10 cose da fare che cambiamo l'Italia, ma dai valori che ci stanno dietro. Ma la qualità, la credibilità di chi propone queste cose è molto molto importante, e qui ritorniamo da capo a quanto è stata persa in termini di credibilità da parte della politica, ma della classe dirigente in comune in generale, questa credibilità che viene dall'esempio, perché come poi sappiamo le parole, i libri, le razionalizzazioni sono importanti, però alla fine lo vediamo nelle nostre famiglie, parlare ai nostri figli, ciò che fa la differenza è l'esempio concreto, è il dimostrare che tu per primo fai certe scelte, certi comportamenti. Quindi lontanissimo da come oggi la politica e la classe dirigente in generale si comporta, la coerenza non stupida, ideologica, no, la coerenza del dire io propongo questi valori e ti dimostro che quando tocca a me dire di no lo dico, quando tocca a me tirarmi indietro lo faccio. Ecco, questo genere di cose sono poi motori impalpabili ma profondissimi di creazione di fiducia. E nel grande cambiamento che dovremmo realizzare nel nostro paese nei prossimi mesi e nei prossimi anni, ci saranno amici e nemici di questi cambiamenti, perché a tanti va bene com'è, intendiamoci, se no non sarebbe com'è. E in tutte le categorie, in tutti i segmenti della società troveremo gente che è disposta a cambiare per lavorare a un progetto tipo quello che accennavo prima, e altri che resisteranno. I parassiti sono tantissimi, la gente che non vuole essere misurata, valutata, l'accountability di per sé non dà fiducia, ma se non c'è accountability come fai a verificare che poi la fiducia sia stata ben riposta? Tutti sono d'accordo, basta che non tocchi il loro settore, basti merito nella scuola, certo, ma non il professore. Ma adesso faccio solo questo esempio e lo dico non per punire, ma per premiare. Cioè noi dobbiamo
valorizzare, premiare, dare velocità a chi fa di più, a chi fa meglio, alla competenza, al merito. Dimentichiamoci anche per un attimo il punire, anche se poi quando entriamo in zona corruzione, quando entriamo in zona criminalità, no, lì altro che punire. Però anche nella vita normale, ecco, la valutazione, l'accountability di cui parlava Navarro prima, deve servire per dar velocità, forza, ruolo a chi dà di più, a chi dà di meglio, a chi si impegna di più, a chi ha capacità in più. Che non vuol dire non offrire a tutti l'uguaglianza di partenza, però riconoscere poi la diversità del risultato. Non vado oltre sulla teorina, però i tre grandi capitoli del rimettere in moto la crescita, dell'elaborare progetto e far partecipare e la qualità della leadership sono sicuramente tre leve che quanto a produzione di fiducia sono tra i più importanti. Faccio un esempio perché nel piccolo, quindi scendiamo da società a un'organizzazione per quanto grande di 200.000 persone, io ho vissuto l'esperienza della Posta, che è stata per me una specie di metafora dell'Italia, perché era finita, non c'era più fiducia né interna né esterna, era dato per scontato che dovesse essere liquidata, era l'esempio peggiore della burocrazia. E anche quando Ciampi mi chiese prova tu, non ci siamo riusciti, implicitamente era gestiamo la morte al meglio. Ecco, per me è stata la dimostrazione innanzitutto dell'enorme spazio di miglioramento che c'è nella pubblica amministrazione, a patto di fare delle cose. L'Italia, che nel campo postale era, ma neanche all'ultimo posto, era fuori dalle graduatorie europee perché non ci mettevano per non abbassare la media, ecco, è diventata in pochi anni, grazie ai postali, una delle prime. Però naturalmente bisogna affrontare le cose con quello spirito che dicevo prima e con quelle leve. Ci siamo dovuti guardare in faccia, ci siamo dovuti dare un progetto, ci siamo dovuti parlare fortemente con quelli a cui andava bene la situazione, che ce n'erano di ogni, tra cui il sindacato. C'è stata una fase di concertazione molto robusta da cui ne è venuto fuori un piano in cui si affrontavano i problemi, li facevano emergere. Parlare chiaro fa parte della fiducia, il non nascondersi i problemi fa parte della fiducia. Questo ha portato a una serie di decisioni molto difficili, però di nuovo, come accennavo prima, dove sacrifici e benefici venivano suddivisi. Non era colpa dei postini se la Posta non arrivava, ma anche i postini dovevano fare la loro parte. E allora si è cominciato a diffondere all'interno dell'azienda che non era arrivato uno per liquidare, non era neanche arrivato uno che dal privato voleva insegnarla a tutti, e non era arrivato uno neanche che considerava questi colpevoli e gli altri no. Era arrivato qualcuno che metteva insieme il buono che c'era, indicava una strada che poteva essere per tutti interessante e poi condivideva la strada per raggiungerlo. Innovazione, tecnologia, formazione, però regole, meritocrazia, selezione, valutazione, non più la cultura della procedura ma del risultato, cose clamorose. E poi progetti simbolici, la Posta prioritaria, per dire anche noi possiamo portare la Posta in un giorno, gli uffici postali, il Banco Posta, per dire noi le banche le facciamo a pezzi, dimostriamo che siamo più bravi. E questo certo ci vuole un po' di tempo, ma ha poi creato prima curiosità, poi interesse e poi entusiasmo. Cioè la gente alla Posta che lavorava non segnando lo straordinario era qualcosa di impensabile a quei tempi, però aveva un senso perché la gente si sentiva parte di un progetto condivisibile e dove c'era da metterci dei sacrifici, però erano ben suddivisi per un obiettivo che valeva la pena. E questo ha portato a, ripeto, per me, perché poi nella mia vita questo è stato la dimostrazione dello spazio di crescita che c'è dappertutto, del fatto che nessun settore dell'economia e della società al monopolio della virtù, c'è del forte nel privato non profit, nel pubblico, e la visione spesso manichea del tutto buono di qua e tutto cattivo di là assolutamente non è vero, anzi certe cose è più adatto al pubblico, certe cose è più adatto al privato profit,
certe cose è più adatto il privato non profit. Concludo, perché di pur di roba sul tavolo ne ho già messa tanta. È chiaro che se vogliamo dire qual è la responsabilità più responsabilità della classe dirigente, è proprio quella di creare fiducia, cioè di convincersi e convincere che vale la pena di impegnarsi, vale la pena di stare insieme, vale la pena di lavorare dando una direzione all'energia di ciascuno, quindi avendo dei progetti. In questo momento la classe dirigente deve avere il coraggio di dimostrare che il declino non è inevitabile, noi siamo malati di declinismo, che non è vero che in Italia non si può, anche questo è molto diffuso, ma no, qui in Italia ormai, ma in Italia non si può, i sindacati, le regole, l'Europa, tutte scuse per giustificare spesso le proprie inadeguatezze. La classe dirigente deve avere il coraggio di smetterla, di aspettare che arrivino soluzioni da fuori, l'Europa ci guiderà oppure il nuovo ciclo economico ci trascinerà. No, se noi non facciamo le cose che dobbiamo fare, noi veramente rischiamo una fase di povertà che possiamo non solo evitare, ma anzi trasformare in una fase di vero sviluppo. Sintesi è la responsabilità di ricominciare a far pensare che il futuro possa essere migliore del presente, come è stato per tanto tempo, però a patto di fare delle cose che sono non sempre facili, non sempre comode, che devono essere, come ho già detto, suddivise fra tutti, ma poi con grande determinazione realizzate. Grazie dottor Passera, non solo per il dono che ci ha fatto del suo tempo, ma anche della sua intelligenza e capacità di analisi, ma anche per altri due motivi. In primo luogo perché è posto al centro, ormai l'ho messo tra le leve per la ricostituzione della capitale sociale della fiducia, ha posto tra queste leve lo sviluppo sostenibile, che è uno dei piatti forti della casa, della Fondazione Enrico Mattei, e in secondo luogo perché ha dato evidenza e ha dato importanza al terzo settore. E sottoscrivo al 100% quello che ho sentito, è un tema su cui ho sempre avuto modo di dibattere quando ne ho parlato, della centralità e dell'importanza del terzo settore, di dargli un ruolo, di dargli visibilità, anche perché è vero che è un settore che è basato sostanzialmente molto spesso sul volontariato, però ha molto da dare, può essere strutturato e soprattutto in una situazione come la nostra può essere d'aiuto proprio in assenza molto spesso della possibilità di un intervento pubblico. È la prima volta, devo essere sincero, che sento un personaggio pubblico dell'importanza, il dottor Passera, che afferma queste cose, magari colpa mia che non li ho ascoltati tutti, però effettivamente ho molto, ma veramente personalmente molto apprezzato. Questa volta do adesso la parola al professor Giulio Sapelli, che affronterà l'argomento con la sua consueta maestria. Prego Giulio. Vediamo che la fiducia sia ben riposta. Sei come la Galvani. Questi probabilmente non sono tempi di crisi, sono tempi di attesa. È un vecchio saggio di Antonio Banfi, nel secondo dopoguerra, quindi tempi di secondo dopoguerra, quando Banfi era ancora un seguace di Max Scheler, che scrive questo saggio bellissimo, uno dei primi libri che pubblicò Vannice Viver nella sua collana di Pesce d'Oro, e diceva tempi di attesa. E sono tempi di attesa, e di che cosa? Beh, tempi di attesa di riconoscere la fiducia. Perché vedete, come ci ha spiegato bene Gioacchino Varovaz, la fiducia esiste. Perché esiste, perché il problema principale delle società e della comprensione medesima della società non è il manifestarsi o il comprendere il conflitto, ma il problema vero che dobbiamo porci quando studiamo le società, cerchiamo di capirle, è capire il problema dell'ordine sociale, cioè perché le società stanno insieme. Questo è il grande interrogativo che i grandi pensatori
in quella fase che andava, prima c'era stato Rousseau che c'era già posto, il pensatore che più il tempo passa più si dilava di questa sua critica che degli storici di Alain Talmon gli hanno fatto, il teorico del totalitarismo, cioè gli appare invece come un pensatore straordinariamente attuale per cose che dirò dopo. Ma quello che colpisce appunto è come si fa a far stare insieme le società. E naturalmente quando siamo davanti alle società naturali, come la famiglia, o come quello che Tönnies chiamava Gemeinschaft, cioè le comunità che derivavano da quello che lui chiamava la solidarietà meccanica, siamo pochi, siamo vicini, siamo poco eterogenei, perché un po' eterogenei dobbiamo esserlo, e naturalmente se siamo questi è facile avere l'ordine sociale. Se la divisione sociale del lavoro è solo sessuale o sulla base dell'anzianità, come una società che Levi Brühler, che Fraser scoprono, l'ordine sociale viene da sé, viene quasi da sé. E poi c'è questo elemento fondamentale. Una delle prime volte che ho conosciuto Gioacchino Manovas mi ha colpito una frase che aveva detto: io che mi ero formato sul piano morale, sui testi di Romano Guardini e di Emmanuel Mounier, due pensatori che sembrano così lontani ma invece sono straordinariamente vicini, perché il problema cos'è? Sia di Guardini, quell'opera incompiuta, che quella teoria del personalismo, sia Mounier, un'opera compiuta ma debole rispetto alla complessità dell'architettura di Guardini, e il rapporto tra la persona e la comunità. Perché, come è noto, la comunità ha valore essenziale ma può annichilire la persona. Quindi c'è un problema di libertà. E chiaramente nelle società naturali e nella vita naturale dell'uomo vale ciò che appunto Gioacchino Vallavanti diceva una volta, dice: l'uomo è l'unico essere vivente sulla faccia della terra che si pone il problema del dover essere. Allora, per il credente è la presenza del divino, ma per il non credente può anche essere la presenza di una evoluzione, no? di una configurazione dell'essere. Allora, dato che è il problema dell'ordine, la fiducia esiste nella società naturale ed esiste in tutto ciò che non è prodotto di volontà arbitrarie, cioè di volontà consustanzialmente legate alla creazione di un progetto. Se io guido l'auto, appunto, devo avere la fiducia, perché no, la società si blocca. Avete mai camminato al mattino in una grande metropoli? Noi in Europa non abbiamo metropoli, ma camminate per Buenos Aires, quando io potevo ancora camminare, non avevo così male questa gamba, camminavo degli ore. Buenos Aires si dice che abbia dai 14 ai 18 milioni di abitanti, ma se voi camminate e vedete questi enormi grattacieli, 14-16 piani, dice, e di lì scendono ogni giorno ad ore regolate persone, fanno più o meno le stesse cose, percorrono le stesse strade, entrano nella metropolitana, non si picchiano, non si sbranano, vanno a lavorare, garantiscono un relativo ordine sociale. Il problema qual è? È quando si sale dalle società naturali o dalle società non soggette a volontà arbitrarie, cioè destinazioni di determinati fini e che non sono interiorizzate, non sono interiorizzate, e naturalmente bisogna porsi problemi di garantire l'ordine attraverso una volontà collettiva. E allora lì la fiducia è tutto ciò che ha detto Gioacchino prima, ma proprio perché è quello, è soprattutto una teoria morale del rischio. Cioè, del rischio di che cosa? Del rischio che l'insistenza su un individualismo senza limiti impedisca di avere il progetto comune. È la differenza che c'è tra la morale e l'etica. La morale è una virtù
intransitiva, come ha detto nella sua, diciamo così, pochezza intellettuale Rawls, però che era nota non a caso, no? Una teoria morale rispetto all'agente, all'apostrofo agente, all'attore. Quindi, ma noi sappiamo bene che la fiducia è invece una virtù, come l'etica, transitiva. Va verso l'altro. Che differenza c'è tra la morale e l'etica? È che io condivido con persone che possono anche avere sfere delle morali, come ci insegna Walzer, la morale non è, non ci sono sfere morali. Però il poligamo e il monogamo, il credente e non credente, possono condividere alcune sfere della loro morale in vista di un obiettivo comune che presuppongono abbia come fine il miglioramento della qualità della vita, che è l'etica. No, questa vero, l'etimologia è fondamentale. Oggi la gente mette assieme la legge, la morale, l'etica, sono tre cose completamente diverse. Certo, come diceva il buon padre Benedetto Croce, è un'unità di distinti, sono cose distinti ma sono unitarie. Naturalmente un kelseniano, un positivista al Bobbio, pensa che il problema dell'ordine si garantisca solo con la procedura e quindi per lui la legge e morale non c'è rapporto. Noi che siamo giurisnaturalisti pensiamo invece che va sempre essere un rapporto tra morale e la legge. Questo non vuol dire voler lo stato etico, perché ci sono delle soglie dinanzi alla quale la legge si ferma. E sappiamo anche che la legge è una rete a maglie troppo larghe, prende dei pesci grandi, mentre la morale può prendere dei pesci molto piccoli. Quante cose sono ammesse dalla legge ma noi sentiamo come immorali e non lo facciamo. Mio padre mi diceva, fai in modo che al mattino quando ti fai la barba, è un semplice operaio, ha fatto la terza diventa lavoro, non ti vergogna. Era il concetto intransitivo del morale. Pensa a te stesso, non vergognarti di te stesso. Se siamo allora un gruppo etico non dobbiamo vergognarsi insieme. Chiaramente oggi, quando non esistono più diffusioni di comunità di destino, tutto questo è molto difficile. La comunità di destino è un valore intransitivo e reciproco. Su questo abbiamo fatto dei danni moltissimi. Per esempio, pensate a quanti danni sui temi della fiducia, per esempio, ha fatto lo strutturalismo alla Lévi-Strauss. Lévi-Strauss è uno scrittore straordinario, adesso non a caso i suoi scritti sono stati inseriti nella Pleiade. Bisogna sempre guardare un po' ancora la Francia, no? Questo anglofilismo ci distrugge la mente, cioè sempre tenere conto che le parti della cultura sono la Francia e la Germania. Poi c'è anche Shakespeare, ben sûr, ma se no ciò. Ma a parte Shakespeare, Milton forse, il paradiso perduto, ma per il resto la potenza di Fichte è infinita, soprattutto su questi temi della fiducia, sull'ordine e della comunità, ma non c'è tempo di parlare. Che cosa voglio dire? Voglio dire che quindi quello che Lévi-Strauss ha fatto, che cosa ha fatto? Lui pensa a una fiducia fatta di le donne e le contro le donne, l'obbligazione a rendere. Voi vi ricordate quando arriva l'inizio di questi propri ci descrive quando arriva a San Paolo, che allora negli anni 30 era stato inviato lì dall'Istituto Francese di Cultura per insegnare in un liceo francese, dice chissà che se qui troverò tutto la ritualità, e scopre che i suoi primi cari selvaggi non hanno il principio della reciprocità. Ancora adesso se andate nelle isole della Samoa e posate un bene sulla spiaggia, vengono, ve lo prendono e non si sentono l'obbligazione a rendere. I turisti si stupiscono perché vanno in Brasile e lasciano sulla spiaggia le cose, i ragazzi del Sertao, cioè che sono scesi dal Sertao, sono arrivati davanti a Capacabana e li prendono loro, ma è normale. Ma non sono dei ladri, non hanno il principio dell'obbligazione a rendere.
Lévi-Strauss pensava, infatti scrive quel famoso saggio sul Natale, mi ricordo me lo fece leggere per la prima volta Domenico Siniscalco, e mi dice leggi questo saggio perché tu questo sicuramente ti piacerà. Mi regalò questo piccolo libro che sempre Scheller aveva ristampato di questo saggio di Lévi-Strauss. E Lévi-Strauss cosa dice? Dice che c'è un'obbligazione a vendere. E il Natale è la più grande invenzione di marketing che tutti si sono impegnati ad imitare. La festa della mamma, la festa del papà, ma non funziona mai. Lui si stupisce di questo, ma chiaramente che non può funzionare, perché le donne e le controdonne, il fatto che tu devi essere obbligato a vendere, è inserito in un quadro sistemico, strutturale, dove la persona non esiste più, esiste solo un sistema di ruoli. E perché noi soffriamo? Perché adesso noi, perché c'è tanta sofferenza di cui ha parlato così bene Corrado nella società? Perché noi aspettiamo che ritorni la fiducia, perché vogliamo diminuire il grado di sofferenza che ci infligge il fatto, non solo perché non abbiamo le contredon, perché sappiamo tutti di dover dare qualcosa alla società e vediamo che questa società nella mediazione delle sue classi politiche e dirigenti, le sue classi dominanti, adesso forse bisognerebbe abbandonare, bisognerebbe riprendere Brian Mills e dire non parliamo più di classi dirigenti, parliamo di come stanno le cose, classi dominanti. E le classi dirigenti, come ci insegna Fichte, sono quelli che hanno come fine che cosa? Il bene pubblico, la gloria della nazione, no? Cioè antepongono il familismo amorale alla Benfield, io penso solo al mio cerchio, alla mia omofilia, a coloro che sono come me, e lavorano. Sono quelli che muoiono poveri, anche se comandano. E guardate che la gente povera, la gente normale, ha un fiuto per capire che le classi dirigenti, classe dominante, straordinaria, che i sociologi non hanno. Come diceva giustamente prima l'amico Giacchino Lavalas, la fiducia come la reputazione ci va anni per conquistarla, basta un secondo per perderla, basta un atto. Quando poi parli ai giovani, perché non c'è nessuno, come diceva Dottor Lemon, come devi come giovane, la jeunesse se la tua ante e la tua realtà hanno, perché hanno bisogno di essere prudenti, perché, cioè, perché vogliono dei maestri, se non hanno dei maestri si bella. Allora, il problema vero è che la fiducia è essenziale per mantenere l'ordine sociale. Io penso che la teoria della fiducia è una teoria morale del rischio. Qual è il rischio? Il rischio è quello di cadere in un sistema di ruoli spersonalizzato. Allora, i sistemi dei ruoli vanno bene. Poi è un po' lo stesso discorso dell'audit. Il ruolo esiste anche se non c'è la persona, no? In una grande azienda c'è bisogno del capo del personale, ma sicuramente il creditore non può fare tutto. Quindi il ruolo del capo del personale ci sarà sempre. Però che cos'è il ruolo se vediamo la società come un fascio di sistemi di aspettative morali e non solo di transazioni economiche? Il ruolo è quel fascio di aspettative morali che si aspettano coloro che a quel ruolo sono sottoposti. Il ruolo non è definito dall'organigramma, ma il ruolo è definito dall'aspettativa morale che io ho verso la persona che colmerà questo ruolo. Se io, come fanno le nouveau maîtres della soupçon, però almeno quelli sono i maestri del sospetto. A parte che sono i nuovi barbari perché vivono di PowerPoint, ma i maestri della McKinsey che adesso hanno la teoria che bisogna licenziare le persone sopra i 56 anni perché costano di più. Giusto, dicendo qui abbiamo troppi costi, qui abbiamo la pensione, le cose, bisogna fare fuori. Fanno dei piani di. Un tempo chiunque faceva scuola di teoria del personale gli insegnavano che se c'era da licenziare qualcuno, ma in ultima istanza, tu lo sai bene,
anche se viene da McKinsey, ma c'è la prova dell'esistenza di Dio. Sai, sai quanto ci vogliamo bene, dai. E un tempo ti diceva, bisogna proprio licenziare qualcuno, licenziamo quello giovane senza famiglia. Giusto? Si ricordi qua. E tu l'hai sempre, quelle rare volte che hai dovuto fare quelle cose, l'hai fatto. E questo cosa vuol dire? Allora io mi aspetto moralmente da colui che copre quel ruolo che colmi il mio contraddono, no? Cioè che mi dia una contraprestazione. E guardate che questo per il mantenimento dell'ordine sociale è fondamentale. Quindi la fiducia è una teoria del rischio morale, come ci ha insegnato prima Joachim, è una teoria della coesione sociale delle società, nel senso vero. Cioè, se no la disgregazione si accumula. Qui c'è quello che io chiamo il fallimento di Durkheim. Durkheim, quando scrive la divisione del lavoro sociale, che cosa aveva in mente? Aveva in mente da buon francese, perché la storia della cultura è una storia meravigliosa, perché è una storia di lotte tra nazioni, anche, no? Con chi se la prendeva Durkheim? Veramente doveva elaborare, lui che era un socialista come Peguino, Peguì era un cattolico socialista, Durkheim era un socialista critico, antimarxista come tipico del socialismo francese. E che cosa doveva dimostrare? Dunque, che anche la società industriale poteva sopravvivere. È lo stesso tema che si pone alla Chiesa, perché esce l'enciclica del Nuno Varo. È per dire, guardate, che se c'è un'organizzazione che contempla i guasti dell'industrialismo, possiamo continuare a progredire. Non era solo un'enciclica come viene vista spesso in modo un po' riduttivo anche dello stesso Concilio Cattolico, antiliberista e antisocialista, cioè era qualcosa che non era solo contro, era per. Era per dire c'era continuità di una fede che non appartiene solo alla società contadina o ai sistemi di ancien regime. C'è posto per noi anche nei sistemi di nouveau regime, nell'industria, quello che rimette Leone XIII, non questa caricatura che si fa di lui, no? Era un uomo troppo intelligente per non pensare. Ma che cosa aveva in mente di Carmen? Carmen aveva in mente, da buon francese, di criticare Tönnies, che aveva scritto quell'opera straordinaria di Gesellschaft, comunità e società. Che cosa diceva Tönnies? Aveva capito tutto, come i tedeschi tra 1800, come Sindler, eccetera. E te dice, guardate, che come mai queste società industriali, sì, c'è conflitto, ma continuano a sopravvivere? Perché la comunità si ricrea, non è solo nelle società naturali, nella famiglia, e dove lo vedeva? Ma negli stessi luoghi dove lo vedeva Alfred Marshall, che è un economista marginalista, ma di straordinaria intelligenza nei principi di economia. Dice, nelle imprese cooperative, nell'associazionismo, nel mutualismo, nelle chiese, tutto quello che riproduce ciò di cui parlava Joachim, cioè che cosa fa? Trasforma un bisogno della società naturale in una realtà delle società artificiali, che sono le associazioni. Questo non si può vivere senza fiducia. Però Durkheim quando fallisce? Fallisce perché lui pensa che la divisione sociale organica di per sé assicuri l'equilibrio. E invece noi sappiamo che di per sé, infatti lui alla fine della sua vita se ne accorgerà, scrive quel libro straordinario sul suicidio, dove si spiega che quello che è più diffuso come oggi è l'anomia. Non si crede più. Questo, come diceva molto bene Corrado, è la vera. L'assenza di fiducia e l'assenza di speranza. Guardate, io ripeto sempre ai miei studenti, a volte quando li vedo disperati, cioè, ricordate Peggy, dobbiamo avere la virtù bambina cristiana della speranza, perché la speranza è una virtù bambina, possiamo prendere la mano e camminare con essa,
ma la speranza cresce, si alimenta, ci esce dalla disperazione, se vince l'anomia noi abbiamo un sistema di valori morali. E vengo all'ultima cosa che vi voglio dire. Quindi per me la fiducia esiste e può esistere solo in un contesto di obbligazione morale. Cos'è la città? La città, ieri abbiamo assistito con Pasquale Alfieri, con Claudio Sonnino e altri amici ad una straordinaria lezione magistrale di Paolo Perugli, ha fatto la presentazione di una nuova lista, della nuova lista della Camera di Commercio che Paolo Magatti io da tanti anni viviamo. E Pasquale Alfieri diceva la fiducia è la confiance, no? Bisogna essere insieme, come confiance. E Perugli ha detto come l'impresa sta a metà, cioè in mezzo tra la gerarchia e il mercato, la città è tra la polis e il mercato. Ecco, la fiducia è tra la persona e la polis. Senza fiducia la persona non si realizza nella polis. E dato che, come diceva prima, la persona è l'unico essere umano vivente, cioè si diventa persona quando si capisce, quando si ha autoconsapevolezza, però è importante il fattore temporale nella fiducia. La fiducia deve durare nel tempo. Ma perché? Perché deve durare in noi stessi. Il processo di individualizzazione, io sono uno junghiano, sempre detestato Freud, perché l'ho trovato uno stupido positivista. L'ho amato anche molto Freud, come tu sai, perché è uno dei testi che hanno formato la mia generazione. Ma l'emerito del Tutson, ecco, Jung sfugge a questa cosa, crede, non a caso era biologico, no, che aveva Jung, tutto il diverso dello psicologismo biologico, no, che aveva Jung. Allora bisogna avere il tempo di costruire se stessi. Io quello che vedo dei giovani ed è quello a cui noi dobbiamo impegnare noi vecchi, noi anziani, dobbiamo insegnare loro che bisogna costruire nel tempo, al primo luogo la fiducia in se stessi, che è la morale, poi renderla reciproca nell'altruismo della comunità, che è l'etica, fonte della fiducia e insieme causa della fiducia. Grazie. Allora, quello che ho detto e che confermo è che in questo periodo, insieme a tante persone in gamba reputo in gamba, stiamo mettendo insieme delle proposte da offrire. Ma se lei mi fa la domanda e poi pensa ad altro, è inutile che le risponda, insomma. Per cui non ho né annunciato discese in politica, ma ho detto che questo periodo di sabbatico che giustamente viene richiesto ai ministri economici è dedicato a mettere insieme delle proposte che verranno messe a disposizione di tutta la politica. Lei poi ha fatto riferimento un po' superficiale a una delle tante parti del lavoro che hanno occupato il Ministero dello Sviluppo Economico. Noi abbiamo chiuso oltre 60 di quei tavoli, cosa che non era mai successa. Esattamente, no, adesso mi fai rispondere, dopo che fai i commenti che le pare. Allora, alcuni di questi tavoli sono stati estremamente difficili, pensi soltanto a Fincantieri, che siamo riusciti a evitare non solo la
l'amministrazione straordinaria, non solo la chiusura di cantieri, ma l'abbiamo trasformata in un'azienda capace, con l'accordo anche del sindacato, di andare addirittura a fare delle altre acquisizioni. Fincantieri è un bellissimo esempio di un caso in cui, arrivando come ministro, mi avevano detto che Fincantieri va venduta, addirittura con dote, perché è irrecuperabile. Ci siamo messi lì per ciascuno degli 8 cantieri, abbiamo trovato il modo di ridisegnare il piano di impresa in modo tale che fosse un piano di crescita, e addirittura abbiamo trovato all'interno dell'azienda, grazie a questo piano di crescita, le risorse per andare a fare una grande acquisizione internazionale che porta lavoro in Italia. Questo è uno dei casi più grossi. No, per favore, guardi, il tema di oggi non è la Fincantieri, il tema di oggi è totalmente diverso. Però, no, però io voglio rispondere. No, ma allora, non confondiamo i momenti, non confondiamo le soluzioni, ci possono essere ulteriori problemi che se ne andranno risolti, però Fincantieri è stato un caso di successo, di concertazione sindacale, di risoluzione di problemi, di rilancio aziendale, di non chiusura o di vendita come si doveva fare. Dopodiché lei adesso mi fa parlare. No, io mi arrabbio perché lei vuole dimostrare una tesi comunque e non accetta i fatti. Ok, adesso continuo sull'altra cosa che lei mi ha detto, perché siccome ha proposto una provocazione, adesso si prende la risposta. Allora, il Sulcis è uno dei casi più difficili in Italia. C'erano 4 aziende che ho ereditato in grande difficoltà, a cui nessuno dava la possibilità di recupero. Uno era la Lamina, l'altro non mi ricordo come si chiamava. Abbiamo trovato, senza incentivi fuori mercato, senza sprecare denaro pubblico, con l'accordo delle comunità locali, la soluzione per 2 delle 4, con impegni di investimento e di riassunzione che nessuno si aspettava. E per le altre 2 si sono trovati dei percorsi non di chiusura e comunque di garanzia dei dipendenti. Siccome nessuno aveva avuto il coraggio di andare là a raccontarla, io ci sono andato a parlare con gli amministratori locali, con le rappresentanze sindacali di ciascuna di quelle aziende, e se lei chiedesse a chiunque che ha partecipato a quelle riunioni, la soddisfazione è stata di tutti. Alla fine della riunione, siccome c'erano dei blocchi stradali, le possibilità erano 2 e il prefetto mi ha detto: forziamo i blocchi stradali per tornare all'aeroporto, e questo potrebbe creare dei feriti, delle difficoltà, della violenza, oppure, come io le suggerisco fortemente, andiamo in elicottero all'aeroporto. Io ho detto: mi secca molto, però se lei mi dice che in questo modo si possono evitare, non con le persone che ci sono intorno al tavolo, che sono state ufficialmente, formalmente, ma spontaneamente soddisfatte del nostro incontro, ma su quei signori che cercano di creare per altre ragioni occasioni di violenza, se è meglio fare così, mi piglio il costo di andare via in elicottero e non di andare via in macchina. Per cui è importante partire dai fatti, partire dal fatto che io sono andato là e nessuno mi obbligava ad andare, che con tutte e 4 le aziende abbiamo fatto insieme al sindacato una possibile strada, e non si parte da un'interpretazione che, nel modo in cui lei l'ha detto, è addirittura di segno opposto. No. Prego, la prossima domanda. Ma
volevo appunto porre una questione che, come ha detto il professor Sapelli, la fiducia è una virtù, è una capacità transitiva, cioè presuppone un soggetto a un oggetto. Molto della fiducia è legata alla credibilità di chi dovrebbe avere la nostra fiducia, e quindi la classe dirigente, la classe dominante. Però molto della questione della fiducia è nel soggetto che deve dare fiducia. E oggi mi sembra che la debolezza sia molto in questo soggetto, quello che a me preoccupa, perché sono venuto qua dalla Brianza, visto il titolo del convegno di oggi, non consueto a questo ambiente, non conoscevo la fondazione, è il fatto che constato lavorativamente, socialmente, negli ambienti in cui sono, il fatto che dove il sospetto è l'anticamera della verità. Mi è venuta in mente questa frase in base alla citazione finale sui tre maestri del sospetto che aveva fatto il dottor Navarro Valls. Oggi effettivamente c'è un problema diffuso che non è legato solo, penso, alla classe dominante, ma alla capacità che abbiamo noi di concedere fiducia fino mossi dove non è obbligatorio dar fiducia se non ci sono le ragioni per dar fiducia. Cioè, se non fossi sicuro che l'appuntamento oggi sarebbe stato rispettato, non sarebbe venuto dalla Brianza a Milano. Quindi la fiducia deve avere il suo fondamento, la sua ragionevolezza. Però è anche obbligatorio dar fiducia, è una questione di sopravvivenza, senza fiducia si muore. E quindi questo mi sembra il punto, è questa carenza di responsabilità personale diffusa nel popolo, non diffusa nella classe dirigente. La classe dirigente possiamo anche forse paradossalmente farla a meno, se anche fallisse passano nel suo tentativo Monti o Berlusconi o Bersani, io non posso esimermi dal dovere di vivere e di lavorare e costruire. Io devo dire che sono d'accordo con quello che lei dice, Ciao. Devo dire che anche la risposta che ha dato Pazza all'assalto mediatico è una prova che non si devono mai avere delle generalizzazioni, voglio dire, perché ha dato una risposta circostanziata, e quindi Corrado Pazzo, non solo perché è un amico su cui possiamo aver avuto anche per quanto riguarda me delle discussioni, però è una persona di cui dobbiamo avere fiducia. Quello che le volevo dire è che non basta solo avere fiducia in se stessi, anche se vogliamo abituarsi a vivere senza garanzie, dobbiamo capire che una società complessa il rapporto governati e governanti esisterà sempre, quindi noi dovremo sempre trasferire una parte della nostra fiducia a una sovranità generale che potrà avere molti aspetti, molte diversità. Possiamo pensare in modo, io ad esempio penso che gran parte della rappresentanza di origine territoriale parlamentare non sia più sufficiente per affrontare i temi dell'oggi, però bisogna avere fiducia in se stessi, ma bisogna ricostruire profondamente la fiducia in coloro che hanno il compito di governare la polis. E questo io vorrei dire, sono d'accordissimo con il professor Sapelli, ma la linea che lei diceva, ripercorriamo un po' il processo della fiducia. Primo gradino, che non si può fare a meno. Avere fiducia in se stesso sembra una cosa quasi ovvia, no? Se teniamo conto quello che accennavo dei maestri del sospetto, io finisco per dubitare di me stesso, di non avere fiducia in me stesso. Non pensare che io sono Superman, no, non è questo. Ho fiducia in me stesso, primo gradino. Secondo gradino, sulla persona, le istituzioni, su cui mi pongo un problema se mi fido o meno di questa persona. Discutere con questa persona, se si può personalmente, se no attraverso i mezzi di comunicazione, eccetera, dei valori. Perché la fiducia si tratta dei valori condivisi. Io devo conoscere quali sono i suoi valori, se no di che cosa mi fido? Faccio un piccolo parentesi, questa è un'opinione molto personale. Si parla molto, voglio stesso, no un attimo, facciamo una distinzione, privato e pubblico. Sulle persone. A me personalmente, forse un ingenuo, quello che mi interessa è il privato.
Il pubblico so che è una costruzione di pubbliche relazioni. Mi interessa il privato. Mi interessa l'orizzonte di valori dentro dei quali quella persona è chi è, non come appare. E non mi sto riferendomi adesso a questo lato, possiamo applicare agli Stati Uniti, al mio paese di origine, alla Francia, dove sia. Mi interessa il privato, se posso avere accesso al privato. Poi il pubblico so che viene le campagne di pubbliche relazioni, eccetera. Quindi discutiamo sui valori. Terzo punto, terzo gradino della firma, cioè mettiamoci d'accordo di quali di questi valori condividiamo. E allora si costituisce la fiducia. Quindi siamo molto lontani di una impressione, di un modo emotivo, di una... È un processo. È tanto più faticoso quanto più alto è il livello di fiducia che io concedo a quella persona, a quella istituzione. Naturalmente tutto il processo si facilita, si fa più facile nell'ambito familiare, dove conosco i valori che condividiamo, dove conosco il privato, dove conosco eccetera. A livello sociale, a livello politico, a livello nazionale, a livello internazionale sono grandi difficoltà. Ma ritornando all'origine, è un processo, la fiducia è un processo di valori condivisi con una persona o con un'istituzione. Io non posso condividere i miei valori con questa persona se non conosco quali sono i suoi valori, e i valori sono quelli privati, cioè quelli della persona. È una semplificazione del processo, la fiducia, quindi tema infinito, e quello che tu accennavi adesso, potrei cominciare con quella parola, quelle parole del famoso discorso I have a dream. C'è un sogno, e parlo non soltanto del caso italiano, ma del caso di molti paesi europei. Tu vai in America, adesso mi sto occupando con la mia università di alcune di queste cose, e vedi le prime università americane, che sono tutte private, quasi tutte private, fondazioni private, Harvard, Yale, Princeton, Georgetown. E una grandissima università statale americana è Berkeley. Berkeley sta adesso attraversando un periodo di grandi problemi, diminuendo il numero di scholarship, aiuti allo studio studenti, riducendo cattedre, eccetera. Perché dipende, in fin dei conti, dello Stato. Quindi in questo punto... Lo Stato americano, diciamo, esagerando un po', sta in bancarotta come gli Stati europei. Non ce la fa. Queste altre università che menzionavo, cominciamo da Harvard, certamente c'ha 400 anni alle spalle, ha un fondo di dotazione dell'università. Non per ripianare il deficit di bilancio annuo, no, ma per progetti concreti. Qui abbiamo 5 studenti che sono fuori serie, borsa di studio dove vogliono andare per 4 anni, e quel fondo di dotazione, sapete qual è la quantità, il volume di questo fondo di dotazione? 34 miliardi di dollari, un'università, Harvard, la numero 2 mi pare Yale, mi pare che c'ha in 20-22, eccetera, eccetera, eccetera. In Europa 2 si muovono anche a questo livello. Naturalmente sono dell'orbita anglosassone, Oxford e Cambridge. E qui viene il mio sogno. Lo Stato italiano, come tanti altri Stati europei, non ce la fa con tante cose. Questo coincide con una realtà a cui tu facevi menzione poco fa. In Italia c'è grande accumulo di capitale privato. C'è grande accumulo di capitale privato. Che posso fare perché questo o parte di questo capitale privato aiuti ai bisogni del paese, non dello Stato italiano, ma del paese Italia? Una legge di fiscalizzazione, progressiva. Cioè tutto quello che lei dà per ricerca, per docenza, per una serie di servizi,
va detratto completamente dalla sua dichiarazione del revitalismo. Allora revitalizzi questa società sotto il lema più società, meno Stato. È la società che risolve i propri problemi. Però, insisto, per stimolare questo atteggiamento salutare, tu devi fare una legge di defiscalizzazione che non è quella che c'è adesso, una cosa ridicola, no? È ridicola, il 5 per 1000, non so che cos'è, ecco, però non si risolvono i problemi veri del paese. Anche Federino, questo è il mio sogno, no? Questo è il mio sogno. E sono sicuro che una proposta di una bozza di legge, o come lo vogliamo chiamare, potrebbe essere in Italia completamente interpartitica. Questo non è destra, non è sinistra, non è. Questo è rivitalizzare il paese a partire da quelli che hanno, che sono capitali privati, che sono alti, consistenti, che non si mettono in circolazione per risolvere i problemi del paese, perché non mi viene riconosciuta una defiscalizzazione progressiva e autentica. Chi farà questo? Non lo so, ma è necessario, o sarebbe necessario. Volevo chiedervi, non si è parlato nel tema della mancanza di fiducia appunto del ruolo dei mass media, che sono invece un elemento fondamentale nella costruzione appunto della percezione delle cose da parte della pubblica opinione. In particolare mi rivolgo a Navarro Valls, che ha gestito per tanti anni una straordinaria storia di comunicazione, non solo di comunicazione, dove abbiamo visto appunto un grande leader che muoveva la fiducia di milioni e milioni di persone in tutto il mondo, come era Papa Wojtyla. Dunque, da parte vostra, per noi giornalisti, io dirigo Affari Italiani, giornale online, quindi sono in qualche modo fuori dalle vecchie beghe, però che cosa deve cambiare nel mondo dell'editoria per il tratto di sua competenza in ordine al rapporto tra pubblica opinione e classi dirigenti o dominanti, come qui lo sapete opportunamente ha rettificato? Grazie. Cesare Cavalleri, direttore di Studi Cattolici. Chi di noi è stato scout ricorda che il primo articolo della legge dello scout è: lo scout considera suo onore meritare fiducia, no? E vorrei sottolineare semplicemente queste due parole, fiducia e onore, che forse possono andare anche abbastanza collegate. Ma più nello specifico, il professor Sapelli giustamente diceva che la fiducia nasce innanzitutto nelle società naturali e cominciare dalla famiglia, no? Ma una delle cause fondamentali della generalizzata crisi di fiducia è proprio l'attacco che viene sferrato oggi come oggi, non da oggi, insomma, alla famiglia naturale, no? Il divorzio introduce la sfiducia dei figli nei confronti dei genitori, non si possono fidare della parola che i genitori si sono dati fra di loro. Non entriamo adesso in tutte queste problematiche di diversi tipi di famiglia, eccetera, eccetera, no? I giovani non si sposano perché non hanno fiducia, non solo perché non hanno il lavoro, come diceva il dottor Passera, ma perché non c'è la fiducia nella stabilità del rapporto, no? Non si fanno figli, no? Il problema demografico e quindi la crisi demografica che attaglia in particolare il nostro paese, no? È proprio il segno di questa mancanza di fiducia nel futuro, e quindi vedere i figli come un peso o come un problema anziché invece come un motore di sviluppo, no? Poi per non dilungarmi, solo una piccola osservazione alla replica che aveva fatto il Navarro Valls, no? A proposito del privato e del pubblico. Certo, noi dobbiamo avere fiducia nei valori che nel privato ciascuno propone, no? Anche se purtroppo non sempre chi propone i valori è all'altezza di questi stessi valori, no? Cioè noi abbiamo, almeno io ho fiducia nella Chiesa per i valori che propone, anche se nella Chiesa ci sono
peccatori, altrimenti io stesso non ne potrei far parte. Grazie. Dottor Navarro Valls, se diciamo nell'impostazione che lei ha dato del dialogo interculturale fondato principalmente sulla reciprocità, quindi come strategia di comunicazione con altri organismi, altri sistemi culturali che per esempio danno una fondamentale importanza alla complementarietà che sussiste sin dai primi anni della formazione tra crescita personale, crescita professionale, crescita politica, cioè di fedeltà a una certa disciplina culturale, per esempio penso al mondo islamico, quindi non c'è molta possibilità di fondarsi in base a una creatività personale, individuale, insomma la crescita economica viene sempre diciamo concepita come a cascata una caduta di valori e di risorse che poi si mantengono e si conservano all'interno di un sistema culturale che è ben organizzato e strutturato, quindi entra in difficile l'osmosi con altri sistemi culturali, quindi non si ha la possibilità di una reciprocità in questo senso di scambi culturali come si poteva avere per esempio in epoche passate, quindi c'è anche la difficoltà per organizzazioni internazionali che vanno ad diciamo prendere posizioni e scambi di risorse con altri sistemi culturali che però hanno dal punto di vista commerciale interesse a sviluppare relazioni ma allo stesso tempo chiusura dal punto di vista culturale. Ecco, se c'è questa possibilità di una reciprocità che poi non cada però nel relativismo culturale, cioè nell'accettare dal nostro punto di vista quelli che possono essere posizioni non pertinenti a un'organizzazione socio-economica. Ha già toccato il tema al giorno di sta. Sentendo la domanda dell'altro giornalista prima, mi è venuto in mente, mi ha fatto un po' impressione la violenza di questa domanda e mi è venuto in mente che la fiducia si può ricostruire, sì, il giornalista che ha fatto la domanda l'altro passo, che lui sosteneva che il dottor Passer avesse fatto una cosa, peraltro ci ha spiegato per con i suoi motivi, ma che a questo punto non meritasse più fiducia per sempre nella vita. E non serve forse anche dai media un po' più di un atteggiamento meno out-out, meno bianco-nero, più attenzione ai grigi e meno sensazionalismo per ricostruire la fiducia? Io, se mi permettete, farei finire questo nostro colloquio da Gioacchino Varvars, quindi lasciamo lui l'onere del discorso. Voglio solo dare una risposta a lei, però, perché mi sembra molto importante. Vedi, certamente l'out-out, come lei sa c'è un famoso libro di Kierkegaard che si chiama Out-out, con l'essenza del cristianesimo, un libro che bisognerebbe rileggere. Ma questa cosa dell'out-out, sai perché è pericolosissima? È un po' la stessa cosa per la differenza della legge sul fallimento in Italia e negli Stati Uniti. Chi fallisce in Italia è perduto per sempre. Per sempre, è marchiato a fuoco. Non c'è più fiducia, non ha più credito dalle banche, non può più fare impresa. Nei paesi anglosassoni si può fallire diverse volte. Perché? Perché sempre il discorso di prima. Prima c'è il cittadino, prima c'è la società e poi c'è lo Stato. Quindi non è lo Stato che decide per te, per sé. Quindi tu puoi riconquistare. Questo, guardate, che è una cosa fondamentale, perché dietro al problema della fiducia c'è un determinato concetto di persona. Io posso perdere la fiducia, ma posso anche riacquistarla. Se noi abbiamo una... perché il discorso che io anche facevo del tempo, la vita, ahimè, adesso durano sempre molto di più, quindi si possono fare molti più errori. Si possono occupare molte più posizioni di Renzi, quindi quando non c'è un tempo. Poi
va benissimo per la creazione, eccetera. Però noi non possiamo essere così manichei di dire quella persona ha fatto questo, è vero che la reputazione si perde, però se pensiamo che la persona è in continua evoluzione, ed è per questo che io detesto Freud, no? Perché è impossibile che quello che uno fa quando è bambino rispetto alla sua carta lo segna per tutta la vita. Ma ragazzi, ma è una visione, è una visione, se fosse vera è spaventosa, è da spararsi, da spararsi, altro che del succom, altro che i maestri del sospetto, sarebbe la... Invece Jung che cosa dice? Il processo di individuazione dura tutta una vita, tu puoi ricostruire la tua personalità fino all'ultimo giorno della tua vita. Quindi è una visione antropologica, tornando a ciò che diceva Joachim Vardar prima, noi dobbiamo sempre avere in mente una prospettiva antropologica quando parliamo di queste cose. Vuol dire che c'è un'antropologia positiva rispetto all'umano, rispetto alla persona. Io parto dal punto di vista, poi prenderò tante nasate, che le persone sono intrinsecamente buone. Perché se non parto da questo punto di vista, vivo da cinico. Sono una persona che sospetta di tutti, non dono nulla, ritengo, il ritenere, no? Questa stitichezza morale. E invece bisogna avere una, perché io credo che la cosa fondamentale è essere fiduciosi, perché vivere da cinici è quanto di più doloroso sia. Quindi questo tema della fiducia ne tira, ci sono dei, proprio delle cose ontologiche, di filosofia della persona. E che se qui c'è un tema che ha accennato non tanto oggi ma nel suo libro Bortolotti, cioè noi qualche riprendere un nesso tra economia e morale lo dobbiamo fare. Vuol dire, non, certo, no, alla Polanyi, no, quello che dice ci sono economie e morale, ma poi no, perché in fondo la morale c'è sempre nell'economia, viene sempre fuori, esce dalla. Quindi lei ha toccato un tema, ma ecco, questa cosa dell'out-out bisogna starsi molto attenti. I mass media oggi sono feroci, quindi sono ferocissimi, e quindi anche appunto, il tema dei parti, eccetera, no? Ecco, anche qui bisogna ridare ai giovani una fiducia in se stessi, in modo che affrontino le traversie della crisi della società naturale in modo più. Questa è l'importanza di una, io dico sempre, il maestro non è colui che sa, ma è colui che è. E i giovani hanno bisogno di maestri. La nostra fortuna di persone come me è il fatto che abbiamo avuto dei maestri benevoli e sapienziali. E questo, ragazzi, io mi temo non fortunatissimo per questo. Quindi bisogna di nuovo ripensarci, questo bisognerebbe aprire tutto il grande discorso. Dell'università, bisognerebbe insegnare, cioè una roba. La parola a Giordino. Di alcune due o tre, ho segnato qui di colma, uno, quella del giornalismo, no? Aneddoto filiale. Fino a 10-12 anni fa, una persona ti diceva, guarda, hai saputo, ti diceva una cosa, o come l'hai saputo? L'ho letto sul giornale, non si discuteva più. Adesso la stessa conversazione, 10 anni dopo, hai saputo che cosa? E ti risponde la persona, l'ho letto sul giornale, ma vai a sapere. Che è successo in questi anni, 10, mettiamo 10, perdita del premio. Perdita di credibilità. Una volta quello che tu leggevi sul giornale, caspita, questo è. Non è che allora non sbagliavano i giornali, i giornalisti. Era diverso. Il giornale era un punto di riferimento, quando parlo di giornale parlo di un telegiornale. Oggi l'atteggiamento più diffuso mi pare che l'ho letto sul giornale, ma vai a sapere. Ora, come si può superare questo? Come se fosse, perché continua ad essere interessante, anzi necessario, no? Poiché tu non hai esperienza diretta di una serie di cose, non già nel
nell'ambito del mondo, ma anche nella tua città, devi avere un intermediario che è il giornale. Come recuperare l'autorevolezza? Gli anglosassoni hanno scoperto quella cosa tantissimi anni fa, la divisione tra fatti e opinioni. Per anni le è andata bene, poi alla fine anche loro, i lettori, dicevano: non ho letto il giornale, ma vai a sapere, anche se le opinioni erano in pagine diverse, opinion, facts. Bene. Allora, come hanno recuperato credibilità in questi paesi? Parlo Stati Uniti, Inghilterra, Francia, meno i paesi continentali, meno, io penso che nessuno ce l'ha. Una legge molto seria, molto severa, che la possiamo chiamare in modo diversi, l'ambito anglosassone antilivello, la chiamano, di difesa della persona. Cioè, tu puoi dire di una persona tutto, purché sia vero. Se tu dici qualcosa che non è vero, il processo in questo campo è rapidissimo e al giornale gli cade una pena tremenda, pecuniaria. Muovendosi in questo arco, allora il giornale automaticamente guadagna credibilità. Quello che tu non puoi è, e non parlo di un giornale o dell'altro, è uscire, pare che almeno so, ma per io modale assolutamente, ma che sta dicendo qui? Questo. Dall'introduzione di queste leggi molto severe nell'ambito anglosassone, i giornali hanno guadagnato credibilità. Il lettore dice: io so che questo giornale, questo che dice è vero, e lo ha controllato, e ognuno di quelli hanno diverse forme. Una notizia che ti viene da un link che ti è arrivato di una persona, tu non la pubblichi se non hai una conferma di un'altra fonte, o di cardinali importanti, rosso, eccetera. Io no. Tema dell'incontro, rapporti interreligiosi, non già ecumenici tra i cristiani, i semi cattolici, ortodossi, eccetera, ma interreligiosi, cattolici, buddisti, eccetera, eccetera, sintoisti, eccetera. Il cardinale che doveva introdurre il tema di Santo Padre, come sempre, il problema per noi è il punto di partenza. Trovare il punto di partenza per comunicare. Quando troviamo un punto di partenza, a partire di qua, lo ascoltava con grande attenzione. Lui continua a lavorare sulle difficoltà di quel punto di partenza. E alla fine il Papa dice: signor cardinale, è molto semplice, non so perché problematizza tanto il problema. Il punto di partenza è sempre lo stesso, è l'uomo. Chiarito il problema, anche a livello di intercambio culturale. Non è che cominciamo a discutere se Dante o non so chi della tradizione letteraria musulmana è più importante. È l'uomo, è l'essere umano, uomo o donna che sia. Quello è il punto di partenza, in quello mi riconosco. Lui è come me e io come lui, con tutta una cultura che ha, però è lì il punto di partenza. E quando le difficoltà vengono fuori è perché, io penso, ci siamo scordati del punto d'inizio e abbiamo cominciato a discutere delle crociate, o non so dire, ma quello viene troppo. Poi arriveremo alle crociate, ma parliamo del sismano, che lei che sono io. Non so che dire. Ringraziando ancora una volta i relatori. Guardi, è tardi. Non è per cattiveria, ma anche le mie strutture che questa mattina sono... E ringrazio tutto lo staff della Fondazione per essere stato presente oggi, per l'assoluta pregevole assistenza che hanno dato tutti noi. Grazie ancora a tutti.